Eravamo partiti dai dati dell'OCSE sugli stipendi sempre più bassi degli italiani, sbirciando poi nei carrelli della spesa dei romani, abbiamo capito che questo spesso si traduce in un taglio di alcuni prodotti alimentari. Alcune famiglie ci hanno detto che hanno già tagliato da tempo le proteine, quindi la carne e il pesce. Ora stanno tagliando da un po' anche frutta e verdura perché sono aumentati i prezzi pure di frutta e verdura. E l'olio, E l'olio e l'olio e d'oliva. l'olio d'oliva. Allora, a voi cosa dicono le famiglie? Si rivolgono a voi chiedendo pacchi alimentari anche le famiglie tra virgolette normali, quelle in cui prima lavoravano tutti o qualcuno lavorava? Sì, esatto, nel senso che noi abbiamo avuto leggermente un calo quando c'è stata la ripresa. Poi molte delle famiglie sono tornate proprio a causa delle difficoltà economiche, anche se magari hanno ricominciato a lavorare, non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese. Stando a quanto ci racconta la comunità di Sant'Egidio, sono proprio gli stipendi bassi ad aver fatto aumentare la richiesta di pacchi alimentari. Stiamo aiutando circa 350 famiglie e non le nascondo che nonostante la grande generosità delle persone che ringrazio, che ci donano i pacchi, i generi alimentari davanti ai supermercati, non nascondo anche le nostre difficoltà a reperire generi da distribuire. A mettersi in fila il sabato in via Cozza per i pacchi alimentari sono sia uomini che donne, persone che chiunque definirebbe normalissime, molti precari dell'aeroporto. Sono persone che hanno lavorato molto nel turismo, quindi aeroportuali, quindi persone che lavoravano nel mondo dello spettacolo, personale del cinema, magari anche di servizio, oppure anche giostrai. Sono persone che non avevano mai richiesto aiuti fino a questo momento. Una fotografia da cui emerge anche una forte necessità di queste persone di essere orientate rispetto ai servizi pubblici e a quelli sanitari. Le cure mediche sono infatti fra le spese che vengono tagliate quasi per prime. Molti proprio hanno delle situazioni abbastanza arretrate da curare, ci chiedono aiuto anche in questo. E poi ci sono anche molte sì, situazioni di famiglie pure che non riescono a curare anche i bambini.